Amiche e amici di Rete 8 Sport, buon sabato sera e bentornati ad Eccellenza On Air. Siamo pronti per la giornata di domani, ma nella settimana passata è successo di tutto. Nel mezzo la finale di Coppa Italia di Eccellenza, vinta, alzata al cielo la Coppa dall'Aquila 1927 dopo l'1-0 su un coriaceo San Buceto che fino alla fine davvero ha dato filo da torcere alla formazione di Sergio Lorè. Nella giornata invece passata, la numero 22, il colpaccio su tutti del Giulianova che ha battuto Alfadini l'Avezzano, e quindi Giulianova che si è portato a soli due punti dalla battistrada marsicana, e l'Aquila che si era preparata davvero al meglio sotto l'aspetto mentale alla finalissima, battendo 5-1 la formazione della Torrese. A sua volta l'Aquila ha scavalcato proprio i giallorossi in classifica, solo un punto però di differenza tra la formazione aquilana e quella giallorossa di Remigio Cristofari. A proposito di Torrese, il mio bentornato, il mio saluto affettuoso al mister giallorosso Remigio Cristofari, che malgrado questa brutta sconfitta però è qui con noi, e lo saluto con affetto sempre rispettoso nei nostri confronti. Ciao Remigio, come stai innanzitutto? Ciao Lorenzo, grazie per l'invito. Sto meglio, insomma, abbiamo avuto modo di digerire questa brutta sconfitta. Siamo arrivati a sabato e quindi già siamo con la testa rivolta alla partita di domani, una partita difficile. Sicuramente, ecco, la partita di domenica all'Aquila è stata una partita che, insomma, come risultato è stato un risultato pesante, anche se, insomma, secondo me non c'era tutto questo divario di gol, però insomma il risultato del campo dice questo, e quindi abbiamo lavorato soprattutto sulla testa in questa settimana per cercare di prepararci al meglio alla partita di domani, che sarà sicuramente un'altra battaglia, e insomma noi dobbiamo continuare a proseguire il nostro percorso e cercare di arrivare il più lontano possibile. Assolutamente sì, poi la Torrese storicamente non solo si attesta spesso nei piani alti, ma a proposito di Coppa, dopo lo stop dell'anno passato per i motivi che tutti ovviamente conosciamo, c'era voglia, Remigio, in pochi secondi di continuare, di bissare quel successo dell'anno scorso, tra l'altro in un palcoscenico importante come il Bonolis di Teramo, e soprattutto contro quella formazione che poi ha stradominato il campionato ed è salita in Serie D. Per voi un vero e proprio derby, perché all'interno del comune di Castellalto ci sono queste due realtà. E poi qualche giorno fa ho visto che hai condiviso sulla tua pagina social il ricordo di quei calci di rigore con l'ultima conclusione del capitano per eccellenza Lino Petronio, che vi ha permesso di alzare la coppa al cielo. Sì, noi anche quest'anno ci tenevamo ad arrivare in fondo, insomma siamo arrivati in semifinale, siamo giocati questa partita con il San Buceto, ci è dispiaciuto non poter disputare questa seconda finale consecutiva, ci tenevamo tanto sia per noi che per la società a regalare quest'altra soddisfazione. Ci portiamo dentro questo ricordo, me lo custodisco in maniera gelosa, perché insomma è un ricordo bello, veramente importante, come dicevi tu, in un palcoscenico insomma di altre categorie, contro una squadra importantissima che ha dimostrato sul campo poi di essere la migliore di quel campionato. Quindi noi con le unghie e con i denti siamo riusciti a portarla a casa, e insomma ce lo portiamo dentro, e sarà un ricordo che insomma per sempre porterò con me. Soprattutto Remigio, è stata storia, perché capiterà poche volte in un centro così piccolo dell'interno teramano vedere due bellissime realtà come quelle di Castelnuovo e Torrese scontrarsi per un obiettivo importante. A prescindere poi dalla questione calcistica, credo che anche il campanile ogni tanto possa fare la differenza, no? E prendersi la scena a questo punto. Sì, non so quante altre volte sia accaduto, insomma, a livello... Ma credo mai, nazionale. Resumo, insomma, è difficile trovare due società dello stesso comune, poi un comune così piccolino, trovarsi, sì, a giocarsi una finale regionale. È stato sicuramente una partita importante per tutto il nostro territorio. C'è una sana competizione tra le due società, e quindi, insomma, ci tenevamo entrambe a portarla a casa. Sapevamo di affrontare un Castelnuovo veramente importante, insomma, avevamo... il Castelnuovo con, se non ricordo male, 18-20 punti di vantaggio in classifica. In quella partita credo non si siano visti tutte queste differenze, come tu sai, insomma anche la partita di mercoledì ha dimostrato che poi i valori in campo in una finale non sempre magari sono quelli del campionato, una partita secca, c'è tanto da perdere, e quindi noi insomma abbiamo fatto la nostra partita,
e secondo me alla fine, nonostante siamo stati un pizzico fortunati, però insomma l'abbiamo portato a casa senza rubare nulla. Grazie, grazie Remigio. A proposito di squadre che si sono confrontate con l'Aquila, do il benvenuto, è la prima volta che interviene in trasmissione su Eccellenza On Air Giancarlo Giannandrea, ma è un amico di Rete 8 Sport in generale. Ciao Giancarlo, direttore tecnico del Sambuceto, le tue prime impressioni dopo questa finale? Ha lasciato un po' di amaro in bocca, soprattutto perché avete dimostrato di potervela giocare fino alla fine, poi è arrivata questa stoccata di Massetti che ha infranto i sogni, però fondamentalmente, come ha ricordato anche Ronci, complimenti al Sambuceto, ovviamente complimenti ai vincitori, però ecco, la differenza in classifica, come diceva poco fa Remigio, non si è notata affatto. Direttore, se può accendere il microfono così possiamo interloquire con lei. Anzi, guarda, ti do del tu perché tanto ci conosciamo, è inutile lasciare camare sopra. Grazie per l'invito a te a Rete 8, siete sempre molto gentili. Ma diciamo che io sono tre giorni che faccio fatica a dormire, perché una finale è bella, sì, arrivarci, giocarla, però uscire in questa maniera fa ancora più male, perché le forze c'erano tutte e secondo me fino alla fine potevamo fare ancora di più, però abbiamo fatto tanto e quel gol ci ha tagliato tra virgolette le gambe. È stato un gol della domenica, anche se poi è stato di mercoledì, insomma, detto così, sì. Però lo dichiariamo così, il gol della domenica, nel senso che è un gol fuori dal normale, un tiro da fuori. Sai, le finali si pagano le disattenzioni, i dettagli fanno la differenza. In questo caso le tante e diverse occasioni che ha creato l'Aquila e che abbiamo creato anche noi purtroppo non sono servite, soprattutto per noi, a portare a casa il risultato, il bottino pieno. Ci teniamo molto, i ragazzi sono molto delusi, affranti, e speriamo che domani con Lanciano ci sarà un riscatto. Quello che volevo dire è che per noi la Coppa è stato un inizio di un passo per arrivare a qualcosa di ancora più importante nel futuro, non nell'immediato. Però ci serve di lezione, ci serve soprattutto di stimolo per far meglio, perché arrivare a palcoscenici del genere e giocarceli è veramente un bellissimo traguardo. Poi ci tengo a rimarcare che non è una Coppa effimera, ma una Coppa importante dove va giocata, a differenza di qualcuno dell'Aquila che ha detto il mister la Coppa del Nonno, anche se l'ha detta in maniera che se poi non sì. Passano di partita, cioè se supera il turno allora diventa Coppa del Nonno, ma per me invece è una Coppa importante, perché ti vai a confrontare con le migliori 18 società di eccellenza e porti a casa un trofeo messo dalla federazione. Quindi io ritengo veramente importante questo secondo posto e serve soltanto per migliorarci e far del meglio. Quindi Giancarlo, io tra l'altro ero in traiettoria alle spalle di Massetti a bordo campo durante il match, devo dire precisione assoluta, forza assoluta, Massetti poteva mettere il pallone solo in quel posto per cambiare il volto al match, perché su quel primo palo c'erano un paio di giocatori, un difensore e lo stesso Dedeo, che poi si era rialzato dopo l'intervento con i pugni, e davvero ha trovato l'angolo perfetto. E come hai detto tu, poi sono gli episodi e soprattutto certi dettagli che fanno la differenza. È stata una partita bella sotto tutti i punti di vista, forse non tanto spettacolare, però sotto l'aspetto tattico ho visto davvero tante, tante belle cose, anche sotto l'aspetto dell'agonismo, nella massima correttezza, perché devo dire poi gli scontri sono stati naturalmente molto, ma molto maschi, ma sempre, sempre corretti e trasparenti. Ecco, non sono volate parole grosse, c'è stata tanta sportività, soprattutto da parte di Donato Ronci, che alla fine, proprio davanti ai nostri microfoni, alle nostre telecamere, ha fatto anche l'in bocca al lupo all'Aquila, e questo è stato davvero un bel segnale. Poi però hai fatto tu un riferimento, andremo a vedere durante la nostra
puntata non solo il servizio che racconta appunto questa finale, ma anche le parole al triplice fischio degli allenatori. Grazie per ora a Giancarlo Giannandrea. Vado a salutare un altro allenatore che di peripezie ne ha vissute diverse, soprattutto quest'anno, che però è un amico di Rete 8 Sport, è un amico di Eccellenza On Air, e ogni qualvolta viene chiamato e interpellato risponde presente. Bentornato a Marco Ampignani, ciao mister. Buonasera, come grazie Lorenzo. Bene, grazie intanto a te, Rete 8, insomma, sempre molto gentili nei miei confronti. Sto bene, amareggiato, ma andiamo avanti, dai. Mi vuoi dire tu qualcosa già di getto, così, in mezzo minuto, oppure ci torniamo più tardi? Perché noi ovviamente lasciamo i microfoni aperti a tutti per non solo spiegarci come è andata una partita, come è andato un campionato, ma anche per rimarcare cose che forse non sono piaciute. Quindi Marco, vai come meglio credi, insomma, ecco. Però so che stai vivendo o hai vissuto un piccolo grande malessere dopo l'esperienza di Casalbordino. Sì, ti dico che a livello personale ci sono rimasto molto male, soprattutto la persona Marco Appignani, perché ho accettato una situazione particolare veramente di cuore per i tifosi del Casalbordino e parte della dirigenza del Casalbordino, perché ero stato già nella prima esperienza, mi hanno trattato veramente in maniera impeccabile. Mi hanno ripreso e sono andato con entusiasmo per provare a fare questa impresa, però purtroppo non mi si è stata data la possibilità, perché ho fatto praticamente 5 allenamenti, e ho giocato la domenica proprio contro Remigio, e il mercoledì ho giocato a Vasto e poi mi hanno mandato via. Mi dispiace per quello, però insomma il calcio purtroppo è così, e ripeto, dispiace perché non quest'anno praticamente... ti aspettavi Marco, a prescindere poi dalla questione tecnica, no? Ti aspettavi un altro tipo di trattamento sotto l'aspetto umano, possiamo riassumere in questo assolutamente, la situazione che si è creata, ecco. Guarda Lorenzo, ti dico, noi facciamo un mestiere tra virgolette dove La settimana scorsa ho utilizzato questa frase, morte tua, vita mia, no? Per gli allenatori purtroppo è così, sì. c'è chi è in attesa di una chiamata che ovviamente, ma non è per cattiveria, attende cattive sorti per una squadra che possa garantirgli la panchina, però tu non hai notato, diciamo così, soprattutto una correttezza umana, ecco, come ho detto prima nei tuoi confronti. Assolutamente, dici bene Lorenzo, diciamo che dispiace per il modo in cui sono stato trattato, perché obiettivamente avrei preferito che uno mi avesse detto: guarda, ha lavorato 2 mesi con noi, i risultati non sono arrivati, è giusto che ci sia ancora un'altra alternanza di guida tecnica. Però in questo modo così rimani con un pugno di mosche, hai fatto 5 allenamenti, addirittura gran parte dei ragazzi neanche li conoscevo, e questo mi dispiace, perché non mi si è stata data la possibilità di poter lavorare. Pazienza, andiamo avanti e continuiamo a fare questo mestiere, perché c'è ancora voglia e passione di poter fare qualcosa di importante, e quindi andiamo avanti. L'importante è, ecco, rimanere sempre in maniera molto corretta. Io l'ho sempre fatto in tutte le società dove sono stato. Grazie per ora a Marco Appignani. Di questo, di calcio giocato e non solo, diciamo così, parleremo con un amico di Rete 8 Sport, un inviato storico, Costantino Spina. Ciao Costantino, appena puoi attiva il tuo microfono. Innanzitutto, come stai e per ora cosa ti sembra questo primo quarto d'ora? Perché Giancarlo, il direttore del San Buceto, Giannandrea, ci ha spiegato un po' di malumore dopo alcune dichiarazioni, ha analizzato anche la gara. Remigio invece è tornato indietro nel tempo, ricordando la sua
la sua finalissima vinta contro il Castelnuovo, e Marco invece ha rimarcato, no, questo atteggiamento secondo lui non troppo corretto nei suoi confronti. Innanzitutto un saluto a tutti quanti, Lorenzo. Ho la fortuna di conoscere personalmente tutti i tuoi ospiti che questa sera sono con noi, tre persone che conoscono bene il loro lavoro, tre professionisti, e soprattutto sono delle persone di altissime qualità morali. Su questo è fuori discussione. Marco, non te l'aspettavi nemmeno tu, diciamo la verità, questo esonero? Sinceramente no, quando è arrivata la chiamata del Casalbordino per Marco, in quel momento ho pensato: è la persona giusta nel posto giusto. E pensavo che con una buona campagna di rafforzamento, così come poi in realtà hanno fatto, Marco sarebbe riuscita nell'impresa di riportare su il Casalbordino. Non so questo poi cosa sia successo realmente, le dinamiche di quei giorni le conoscono solo i protagonisti principali. Per quel che posso dire io, per quel che conosco io Marco, sinceramente sono rimasto colpito da questa decisione, perché Marco è un professionista. In qualsiasi città o paese dove sia andato ad allenare ha lasciato sempre il segno, ha portato a casa sempre risultati importanti. Dispiace, a livello umano dispiace, perché Marco è veramente una bravissima persona, forse meritava veramente tutt'altro. Comunque sono sicuro che in futuro Marco avrà tantissime altre possibilità, perché comunque un allenatore di categoria che conosce bene l'eccellenza e non solo, e sicuramente non arriveranno le opportunità. Sul Remigio Cristofori, cosa dire, è un allenatore che sta facendo molto bene, oramai sono anni che è sulla cresta dell'onda. L'anno scorso ha vinto una coppa con merito. Io ogni qualvolta vedo giocare la Torrese, da studio mi dicono di andare a seguire la Torrese, ci vado sempre con grande affetto, perché comunque vedere giocare la Torrese degli Sagliocchi ti fa, come dire, ti rende sempre felice, assisti sempre a delle gare bellissime, spettacolari, che vinco o che perda. Comunque la Torrese gioca un bellissimo calcio, e questo va dato atto a Remigio, che è anche un grandissimo uomo e sa costruire anche lo spogliatoio. La Torrese, se ogni anno è lì nelle zone nobili della classifica, il merito è suo e anche della società, che comunque lo affianca in tutte le sue decisioni. Sì, devo dire Gianandrea fammi anche un quadretto di Gianandrea, no? Sembra quasi una trasmissione prenatalizia dove siamo tutti buoni, ma se c'hai da lanciare qualche stilettata, no, lanciala, perché davvero assolutamente stanno uscendo i cuoricini sul nostro schermo. Allora, Giancarlo Gianandrea, cosa dire? Sono rimasto colpito dalle sue parole, però io penso che forse quello che ha detto Sergio Lorea a fine gara sia, come dire, un pochino siano state interpretate male, perché comunque Sergio Lorea lo conosciamo tutti, una bravissima persona. Lui intendeva dire che se non vanno avanti nel torneo nazionale è come se non avessero fatto nulla, è come se avessero vinto la Coppa del Nonno. Però la sua intenzione, lui voleva dire lui voleva esprimere tutt'altro concetto. Lui voleva dire che voleva arrivare fino in fondo, perché altrimenti l'Aquila è una delle poche possibilità che ha per arrivare in Serie D, cioè arrivare fino in fondo, vincere la Coppa. Quindi lui assolutamente non voleva né denigrare la Coppa Italia a livello regionale, né nemmeno il San Buceto, che è una società di cui ha profondo rispetto, perché nelle interviste prefinali comunque lui ha sempre parlato bene sia del San Buceto, del tecnico, di tutto lo staff. Quindi non so se vuoi puntualizzare questa cosa, e poi andiamo a vedere quello che è successo in settimana, partendo ovviamente da domenica. Perdonami Remigio, ma sei capitato nella trasmissione seguente a questa brutta sconfitta, ma so che ormai ti sei scrollato di dosso quel dolore sportivo che ti ha procurato l'Aquila. Prego Giancarlo.
Ma non è che volevo fare polemica, Costantino, assolutamente. Non è che non conosco il mister, non volevo fare assolutamente polemica. Però il dire le finali non vanno giocate ma vanno vinte, che significa? Andiamo a denigrare un avversario che si è giocato fino al 75esimo ed anche oltre perché ci ha provato anche negli ultimi minuti a recuperare una partita. Ma non volevo fare polemica su questo, volevo soltanto dire che la finale. La vittoria di questa finale permette all'Aquila di giocarsi le sue possibilità per arrivare in Serie D, cosa che devono fare. Io ho fatto i complimenti al direttore generale, all'altro vicepresidente, a tutta la società per i complimenti che insomma sono stati più bravi di noi e quindi meritano di arrivare in Serie D, anzi lo devono fare perché una piazza come l'Aquila è importante che vada in Serie D, che ci fa in eccellenza. E poi tornando alla partita, Lorenzo, permettimi. Ma quel gol è stato un gol bellissimo che nulla togliere alla qualità dell'Aquila che ha giocato una grande partita, però un po' permettetemi che uno spettacolo del genere alle 2:30 di mercoledì su un terreno in erba naturale buono non si può giocare. Cioè, scusami, direttore, contesti la scelta del terreno, della struttura o l'orario e il giorno dell'evento? L'orario, il giorno e il manto, non la struttura assolutamente, il manto perché si poteva giocare su un sintetico, anche se capisco che forse nei dintorni non c'era a disposizione, sia per ordine pubblico sia per altri motivi, però l'orario un po' paga di quello che poi è l'evento, il pubblico, anche perché il pubblico deve, cioè per i giocatori il pubblico è una grossa emozione, non so, No, giocare a io quell'ora guarda, e anche denigrare un evento del genere, non lo no, so. guarda, io ho Il mister fatto, ho Remigio, rimesso. scusami, il mister Remigio l'ha giocata di Sì. sera e penso che sia stato bellissimo giocare di sera in quel palcoscenico lì di Teramo. Sì, allora guarda, su una cosa sono certo. Teramo non è stata vagliata perché il Teramo, nello stesso giorno io ero presente per un servizio per Eteotto Sport, aveva il match delle 18 con la Pistoiese, però a Remigio chiedo, anche perché è passato più di un anno, anzi forse due, se c'è stata una concertazione all'epoca tra Castelnuovo e Torrese appunto per giocare il match in quel campo a quell'ora di quel giorno. Forse, e poi mi rispondi tu, forse doveva esserci appunto un incontro diverso, un dialogo diverso fra voi del Sambuceto e l'Aquila per decidere ora, giorno e impianto, oppure è caduto tutto dall'alto Giancarlo e poi vado da Totalmente Remigio. dalla federazione, non siamo mai stati presi in considerazione su questo. Ok, E dal perfetto. questore, Remigio. l'orario dal questore, credo. L'orario dal questore, ok, perfetto. Credo di sì. Remigio. No, io ricordo perfettamente che insomma le due società parlarono insieme alla federazione per cercare di trovare una soluzione ottimale, tant'è vero che poi è stato deciso per quell'impianto che io ricordo insomma adesso non con precisione, ma aveva dei costi sicuramente importanti, però insomma le due società, se non ricordo male, diedero la possibilità alla federazione di poter partecipare. Adesso non so se dico il giusto, però credo di ricordare bene insomma che le cose siano andate così. Le due società davano la possibilità alla federazione di collaborare, insomma, perché giocare allo stadio Bonolis di sera era un costo non da poco, e quindi ricordo che insomma per entrambe le Faceva un società poter giocare. freddo cane, questo è poco ma sicuro. Faceva un freddo Sì, cane, ma poi però. grazie a voi e ai ragazzi del Castelnuovo avete scaldato l'ambiente. Però ricordo un freddo assurdo. Tra l'altro ci fu un Sì, il giocatore freddo ce lo che ricordiamo bene. ebbe dei problemi proprio per il freddo, proprio un giocatore della Torrese, o sbaglio, Remigio? Sì, Roberto Ferri a fine gara poi aveva Sì. avuto un problema, insomma, è dovuto andare poi al pronto soccorso per, insomma, aveva avuto un'emorragia e quindi sì, sicuramente dettato dal freddo, però io credo che insomma non sia questo il motivo. Io credo che si poteva benissimo giocare di sera sulla falsariga di quello che era successo 2 anni prima, ripeto, in una cornice di pubblico e di stadio veramente spettacolare, ce lo ricordiamo tutti, Lorenzo, insomma, è stata veramente una Sì, partita, sì. sembrava di altre categorie, un'emozione indescrivibile, al di là che poi l'abbiamo vinta, ma insomma, al di là di come è andata a finire, sarebbe stata una serata da ricordare. Quindi, secondo me, la federazione poteva sulla falsariga di questo precedente poter fare un qualcosa del genere, ecco. Allora, io allargo il mosaico e do il benvenuto e lo saluto con affetto.
a Walter Piccioni. Io sono invidioso della tua capigliatura, fammelo dire, perché insomma ragazzi, credo anche Costantino e Giancarlo. Siamo in due. Remigio e Marco reggono ancora dopo tante docce negli spogliatoi, però tu sei l'esempio massimo, diciamo così, degli allenamenti che non fanno male. Grazie Lorenzo, un saluto. Ciao a tutti Walter, gli ospiti, come stai? Un abbraccio. Questo insomma parterre de roi, poi a prescindere, poi per caso la tecnologia, i tre senza capelli li sono stati messi proprio sopra, guarda il caso proprio. Come stai Walter? Tu sarai uno dei quattro squalificati nella prossima giornata, questo è un fatto anche unico credo, o raro, però insomma tu Giordani, Antignani se non erro, sempre i soliti. È il buon Bonati, un altro che insomma in panchina sta sereno e tranquillo. Come va, come stai? Ma va bene Lorenzo, dai, stiamo già proiettati a domenica. Ascoltami, ma come si prepara una partita, domanda banalissima però te la faccio lo stesso, come si prepara una partita sapendo che poi la domenica non ci sarà in panchina, cambia un po' oppure secondo te è la stessa cosa? La preparazione della partita non cambia. Il problema non è che io non sto in panchina, ma sono gli altri squalificati. Io ho 3 giocatori squalificati, sì, parecchi infortunati, ma a prescindere 11 li troverò da mandare in campo, perché per noi inizia la prima delle 12 finali. Che partita ti aspetti? Poi ne parliamo, così facciamo vedere le schermate, soprattutto di quello che è accaduto domenica e quello che accadrà appunto domani nella giornata numero 23. Che partita ti aspetti? Anzi, guarda, lo faccio passare subito il prossimo turno e possiamo discuterci sopra. A 33 punti. Noi però, a prescindere dall'avversario, in questo momento le partite sono tutte uguali. Che incontri il Villa o l'Avezzano cambia poco, sono 12 finali, ripeto. Giocheremo in un campo grande, in un campo, come dicono tanti, non bello, ma conterà la fame, le motivazioni. Noi, ho detto alla squadra che se vogliamo provare a fare questo miracolo dobbiamo assolutamente cercare di andare a fare punti ad Alba Adriatica, pur sapendo che incontriamo una squadra, un'ottima squadra, e che a noi mancheranno tanti giocatori, ma non mi piango addosso, non penso a quelli che mancano, ma penso a sfruttare al meglio quelli che ho. A proposito di campo non bello, forse tu avrai un piccolo vantaggio rispetto, anche se poi anche quello dell'Alba non è eccezionale, però voi avete dovuto cambiare tantissimo tra le partite giocate in casa, secondo me, e quelle giocate in esterna. A me è piaciuta tanto l'impostazione tattica, il gran possesso palla dell'anticipo del sabato col Delfino. Lì sono emerse tutte le qualità tecniche della tua squadra, che dopo 7 giornate, lo ricordo, era a quota 0 e poi ha preso lo slancio giusto. E complimenti ancora alla società e a te ovviamente, ma soprattutto a loro, per aver deciso di mantenere la guida tecnica salda in mano a Walter Piccioni. Ma Lorenzo, ti ringrazio per questa domanda, perché io credo di allenare una squadra abbastanza tecnica. Però sì, mi dà fastidio ogni domenica sentire sempre che non si gioca a calcio, sempre solo che non si gioca a calcio, che non è calcio. Noi lavoriamo purtroppo con delle difficoltà oggettive, ma io non è che quando perdo in trasferta dico che ho perso perché il campo è troppo buono rispetto al mio, che non si può giocare. Una squadra forte gioca sia sul campo bello che su quello meno buono. Io ripeto, secondo me ho una squadra predisposta a giocare a calcio, quindi credo che il campo penalizzi anche noi, ma io non ho mai messo in discussione l'impianto sportivo. E per una squadra che si allena, fa sacrifici, anche a me piacerebbe giocare su un sintetico di prima generazione dove posso fare determinate cose, però questo è il campo, ci alleniamo con tante difficoltà, cercheremo di fare il possibile per salvarci a prescindere su quale campo si gioca. E mi dà fastidio sentire ogni domenica perdiamo, pareggiamo, vinciamo a Ponte Romano, ma non è calcio. Cioè, questo onestamente, per chi lavora su quel campo alle 7 di sera con 0 gradi, onestamente dà fastidio. Perché sì, la squadra forte, l'Avezzano c'è 51 punti, avrà fatto i punti sui campi buoni e sui campi meno buoni.
Sì, guarda, sono pienamente d'accordo con te. Se ti può rinfrancare qualche chiacchierata, ogni tanto me la faccio, anche per la vostra struttura. Pare ci sia insomma un bel finanziamento da poter sfruttare, no? Progetto, se non erro, già presentato, e quindi... Sì, dicono che il progetto è stato approvato, forse sì. Finalmente potremmo avere una struttura sintetica di prima generazione anche noi. Sì. Sì, vabbè, togliamo il forse, perché ti confermo che il progetto è stato accettato. Adesso ovviamente poi ci saranno i lavori da fare, per questa stagione ovviamente non se ne parla, però questo non può togliere i grandi meriti del tuo lavoro e soprattutto di quello che stanno facendo i ragazzi. E poi l'ho detto poco fa, la prestazione di Montesilvano o Città Sant'Angelo, adesso non so il Poggio degli Ulivi a quale comune appartenga, però credo Città Sant'Angelo, ha dimostrato che tu tecnicamente hai in mano davvero dei valori importanti. Abbiamo visto il prossimo turno, anzi ve lo faccio rivedere, eccolo qui, con la Torrese di Cristofari che ospita il Capistrello, anche qui Capistrello senza il suo allenatore Giordani, squalificato al pari di mister Piccioni, e il San Buceto che ospita il Lanciano. E allora Giancarlo ti chiedo, questo Lanciano che ha cambiato mister ma non ha cambiato passo, anche perché il passo di mister Bellè era un passo abbastanza importante. Andava di corsa quel Lanciano. Ora che partita ti aspetti, anche perché qualche ruggine sulle gambe e sulla testa dopo il match di mercoledì ve lo portate dietro, secondo me? Ma una partita difficile. Il Lanciano già da D'Aleno, poi Bellè, ha fatto grandi partite, grandi prestazioni e tanti punti come da noi all'andata. E poi niente, il cambio di allenatore, perché il presidente ha voluto così, non lo so, non entro nel merito. Però Pasculli ha confermato, domenica scorsa Pasculli ha confermato, noi faremo di tutto per entrare in zona playoff, quindi... Ci mancherebbe, hanno una squadra importante, certo. Un organico importante, sono già in zona playoff, quindi ci mancherebbe che non hanno questo obiettivo, anzi, noi ci aspetta una battaglia, soprattutto dobbiamo cercare di entrare con l'atteggiamento giusto, concentrati e avere la testa sul Lanciano e non più sull'Aquila della Coppa Italia, perché un po' questo potrebbe essere lo strascico del match, ma sicuramente domani i ragazzi faranno una grande prestazione. Allora, a proposito di playoff, ma anche e soprattutto in ambito vittoria campionato, ma anche in ambito playout, io vi faccio vedere la classifica. E prima, nel momento precedente, all'inizio della trasmissione, stavo notando che l'ultima ad accedere ai playout, quindi in questo caso Angolana / Ponte Vomano, è l'ultima che accede ai playoff, in questo caso il Lanciano, sono distanti le due squadre solo 7 punti. Cosa significa, Marco Appignani? Significa che è un campionato livellato verso il basso, a parte l'Avezzano e la sorpresissima Giulianova, che oramai non è più una sorpresa, tutti si possono giocare anche un posto importante lì davanti, anche perché obiettivamente vedere anche l'organico del San Buceto attuale, insomma, meriterebbe di stare forse nella parte sinistra della classifica. Un campionato bello come sempre, come tutti gli anni, e quest'anno con il Nereto in D che rischia di retrocedere o è quasi retrocesso, è normale che... E purtroppo Marco le cose non vanno bene nemmeno al Castelnuovo, un po' a sorpresa negativa, infatti, però anche il Castelnuovo dopo la sconfitta di mercoledì nel recupero col Pineto è ancora bloccato lì. Mi dispiace perché comunque sono abruzzesi tutte e due, e quindi speriamo che riescano, forse il Castelnuovo potrebbe ancora farcela, ma in Nereto insomma obiettivamente la vedo in grandissima difficoltà, e quindi rientra il discorso dell'eccellenza, dove tutte le squadre, penso fino al 31-32, rischiano di andare a fare playout probabilmente, quindi la lotta, come diceva Walter prima,
Sono 12 finali per tutte le squadre che devono lottare lì sotto, ma anche per entrare in un discorso playoff e soprattutto anche per la vittoria del campionato, perché con la vittoria del Giulianova di domenica si è riaperto anche quel discorso lì. Costantino, una valutazione su questo distacco minimo tra playoff e playout, 30 secondi, poi la stessa considerazione la faccio fare sia a Giancarlo che a mister Cristofari e a mister Piccioni. Vai Costantino. Sì, guarda, io penso come Marco che il campionato si sia leggermente livellato verso il basso e quindi tolte alle le battistrade, insomma, le squadre siano corte. È un campionato comunque avvincente dove, come puoi ben vedere, può succedere di tutto. Alla fine del giorno d'andata tutti quanti davamo in villa per spacciato, in villa adesso belle vittorie, sì, una rimonta che comunque è sempre difficilissima, però insomma porta la squadra di Simone Vitale a giocarsi il tutto per tutti, insomma, così come le altre, così come il Penne è risalito, così come il Castel Bordino sta tentando di fare. Comunque insomma, non è nulla di scontato il livellamento verso il basso, però è un bellissimo campionato. Poi, se mi permetti 10 secondi, volevo riprendere l'argomento di mister Piccioni, che tra l'altro domenica farò Alba Adriatica Ponte Romano, quindi racconterò una bellissima gara. Occhio Costantino, che è severo, È vero quello che dice il mister, però è anche vero che ci sono parecchi sintetici dove non si può giocare perché sono rovinati. Io quindi concordo con lui, la scusante del campo, sì, in alcune circostanze ci può stare, però è anche vero che ci sono dei campi, dei sintetici dove non sono si può peggio, il problema a mio avviso è che purtroppo si fanno spesso e volentieri degli investimenti su dei campi, in questo caso nel sintetico, però nel corso degli anni non si fa nulla per mantenere il livello standard di quel campo, purtroppo non c'è visione e poi succede che dopo alcuni anni questi sintetici purtroppo si rovinano e quindi sono peggio a volte anche dei campi in erba naturale. Infatti, scusa se ti interrompo, stai avvalorando quello che dico io, a me non dà fastidio perché il campo è oggettivamente brutto e oggettivamente ingiocabile, ma non ho sentito un allenatore che dice abbiamo perso perché il sintetico è rovinato, abbiamo perso a Ponte Romano perché il campo è brutto. Quindi, sì, ma infatti è un controsenso. Il campo anche perché Walter, credo che tu sia il primo a desiderare, no? Un campo un biliardo come era all'inizio stagione. Nessuno ha detto abbiamo perso perché il campo di Giulianova adesso è rovinato. Il nostro è brutto, ma è brutto oggettivamente. Però sentirsi ogni domenica dire un altro sport per gente che ci lavora su quel campo alle 7 di sera con 0 gradi, credo che non faccia piacere. Tutto qua. Esattamente, sono concordo con te. Infatti io volevo dire questo qua, che purtroppo dal mio punto di vista qua in Abruzzo c'è poca cura dei vari terreni di gioco, che sia sintetico o che sia un erba naturale. Purtroppo troppo spesso vediamo dove non si gioca bene, insomma. Quindi non è un problema solo di Ponte Romano, ma è un problema che io, seguendo l'eccellenza, ti posso dire che il 90% dei campi non sono in buone condizioni, sono pochissimi dove c'è un terreno di gioco impeccabile. Ma forse correggetemi, perché non ho mai sentito un allenatore che ha vinto a Ponte Remigio ha vinto a Ponte Romano, non ha detto ho vinto 2-0 col campo brutto perché ho fatto un altro sport, ho adeguato la squadra a un altro sport. Ha vinto, è stato più bravo, ha vinto anche su quel campo. Perfetto, basta, concordo, esattamente. No, dicevo, non so se sbaglio, e se sbaglio correggetemi, tecnicamente, e io non sono esperto, il sintetico spesso e volentieri va pettinato, giusto? E questo è il termine corretto, no? Il problema è proprio questo, che spesso e volentieri il sintetico non viene pettinato e a distanza di 2-3 anni il sintetico si rovina. Poi ovviamente bisogna vedere anche quante partite si giocano settimanalmente, e dopo le partite sappiamo che i nostri territori hanno squadre minori che utilizzano quel campo. Uno, perché non ci sono altri impianti, e due, perché lo possiamo dire con la massima trasparenza, chi fa un investimento ha anche bisogno e necessità di avere un ritorno economico per, tra virgolette, ripagarsi la spesa. Quindi è normale che poi quei campi vanno trattati in un altro modo, e forse, anche se le certificazioni dicono 10 anni
di garanzia sul mantenimento della qualità, forse lì i tempi si accorciano, appunto perché dipende dalle gare che ci si va, che ci si va a giocare, insomma. Quindi dopo il quarto, Remigio, dopo tu il quarto, giochi anno, dopo il quarto quinto anno inevitabilmente tutti i sintetici qualcosa allora si va a perdere. Sì, sì, Giancarlo. Ma guarda, su questi sintetici c'è bisogno di tanta manutenzione, si gioca tanto rispetto a un campo di terra naturale, ma c'è bisogno anche di tanta manutenzione, che molte volte le amministrazioni comunali, vuoi o non vuoi, ma non riescono a farlo, sì, perché ha dei costi anche elevati. Ma io sono da una vita promotore di una gestione diretta alla società che usufruisce della struttura e che poi giustamente potrebbe anche sognare investimenti diversi, appunto perché tramite quella struttura si crea un indotto economico importante. Quindi poi ovviamente ogni comune, ogni amministrazione fa le proprie scelte, però credo che la gestione migliore sia quella di affidare appunto il tutto a una società che poi sfrutta quel campo non solo per giocarci, sì, ma anche per altro. Sull'analisi, scusami se sì, ti interrompo, però poi molte volte le squadre vanno anche costruite in base a quello che è il proprio campo di gioco. Ah, certo, anche se i punti in casa valgono, ma contano anche quelli che si vanno ad ottenere fuori casa, però effettivamente questo è un discorso giusto quello che fai, perché le caratteristiche del calciatore devono un attimino adeguarsi a quelle che sono le caratteristiche del fondo. Brevemente a Walter, Remigio, allo stesso Giancarlo, brevemente davvero ragazzi, e parto da Remigio, questa situazione, no, relativa ai 7 punti di differenza tra il sogno e l'incubo, tra i playoff e i playout. Vai Remigio. Sì, è una classifica veramente molto corta, insomma ci sono veramente pochissimi punti tra le squadre che dovranno necessariamente, insomma, partecipare ai play-out e squadre che magari potranno addirittura rientrare nella Liga Playoff, anche se la vedo difficile, nel senso che per il discorso del distacco tra la seconda e la quinta già adesso ci sono, se non sbaglio, 17 punti di differenza, come sappiamo, insomma, con 10 punti di distacco. Sì. Non si andrebbero ad effettuare. Stessa cosa per quanto riguarda i play-out. Ad oggi il Ponte Romano insomma sarebbe con 14 punti di vantaggio dal Casal Bordino, quindi scongiuri facendo da parte di Walter sarebbe salvo. Adesso non so lo scontro diretto con l'Angolana, però insomma credo che questo dimostri che sia un campionato difficile. Le corazzate lì davanti, Avezzano, Giulianova e L'Aquila, e ci metto anche il Lanciano che purtroppo non si trova un pochino più in alto per le varie peripezie che ogni anno, insomma, da questi ultimi anni si trova ad affrontare. Credo che, ecco, il campionato sia alzato di livello, sia difficilissimo su ogni campo, quindi sarà una battaglia veramente fino alla fine, saranno veramente 12 finali per chiunque voglia raggiungere il proprio obiettivo. Walter, vengo da te. Giustamente Remigio faceva notare le distanze per la griglia playoff e quella playout, però come ha ricordato Marco Appignani, in Serie D c'è ancora qualcosa di non troppo bello, no? Che tiene in ansia voi dell'Eccellenza, anche se il passo che stai tenendo tu, insomma, fa pensare a una rapida risalita dalla parte sinistra di questa classifica. Tocca tutto il ferro che vuoi, però ecco, dimmi tu come potrebbe Spero svilupparsi questa tue, classifica. Le tue parole siano verità, però ti posso assicurare che voi pensate ad altro, ecco. Che martedì, quando abbiamo ripreso, ho detto alla squadra che ci si salverà per un punto, per un gol fatto in più, per un gol fatto in meno, quindi bisogna considerare tutti i particolari, non dobbiamo lasciare nulla al caso, perché ho detto proprio a loro, se voi pensate che di aver fatto bene, ci stanno squadre sotto che hanno fatto meglio di noi, e dico il Penne nelle ultime 5 partite, ne ha fatte 12, il Delfino nelle ultime 4 ne ha fatte 9 perdendo lo scontro diretto con noi. Noi Walter, nelle ultime 4 ne abbiamo fatti 7. Quindi sì, dicevo il Penne nelle ultime 5, e correggetemi anche qui se sbaglio, ne ha vinte 4 e ne ha persa solo 1 all'Aquila. Assolutamente, quindi, sì, assolutamente, ecco. Sì. Quindi ho detto che bisognerà lottare fino all'ultima giornata, che
bisognerà pensare di prendere un gol in meno, di farne un gol in più, di farne uno in più, perché alla fine tutto può contare con questa classifica, fermo restando che per me la quinta è una posizione virtuale, perché i playoff la quinta credo non li farà né mo né mai, quindi è una posizione di privilegio, una posizione di soddisfazione, sì. Ma in questo momento credo che solo l'Aquila e la Torrese possano giocarsi le speranze di playoff. Tutte le altre, chi più chi meno, devono lottare, soprattutto se in Serie D non arrivano notizie positive. Giancarlo, un'analisi anche da parte tua, e ti introduco qui sul nostro mosaico e ti chiedo conferma del reintegro, lo possiamo chiamare così, di Cosmo Palumbo. Sì, sì, c'è questo reintegro. Per quanto riguarda l'analisi del campionato, è un campionato... Hai glissato su Cosmo Palumbo in pochi secondi, ma che cosa era successo e che cosa è successo per rinsaldare nuovamente questo matrimonio, se ce lo puoi dire, ovviamente? Ma questioni nostre societarie. Ok. Quindi tutto risolto, poi Cosmo è un bravissimo ragazzo, abbiamo risolto facilmente. Per quanto riguarda il campionato è molto livellato e soprattutto ogni domenica sono tre punti fondamentali. Nonostante noi siamo lì nella zona calda, però i valori sono quelli che poi spero con il tempo verranno fuori, perché insomma abbiamo sulla carta giocatori importanti. Spero che insomma ci daranno una mano a uscire da questa zona e farci arrivare nella zona tranquilla il più presto possibile. Per quanto riguarda le altre, sicuramente il mercato è stato aperto più volte e quest'anno veramente è stato assurdo, perché il Covid ha portato tante variabili, tra cui le aperture, quindi costruzione di nuove squadre. Vedi, il Catalbordino ha cambiato quasi tutti i giocatori, giocatori nuovi, chi col mercato di febbraio ha aggiunto qualche pedina. In tanti direttore dicono che sia davvero un'altra squadra, chi ha visto il Catalbordino ha detto contro. Che... Sì. Abbiamo giocato contro 2 settimane fa e è assolutamente un'altra squadra. Si sono rinforzati tantissimo, ma purtroppo il fattore Covid ha portato queste variabili e queste varianti di bene e male per chi ne ha usufruito e chi no. Questo è un po', diciamo, il terzo mercato che si fa all'interno della stagione, dove il mercato iniziale è stato aperto fino a novembre, poi si è riaperta la sezione a dicembre, poi si è riaperta la sezione a febbraio. Insomma, è stato un'annata di mercato, diciamo così, è stato complicato per tutti. Quindi le squadre si sono rinforzate, qualcuno si è indebolito, ma è un campionato che fino alla fine, come ha detto il mister Piccioni, che saluto, sarà veramente all'ultimo minuto, all'ultimo gol e all'ultimo punto. Prima di andare a vedere le immagini della finalissima di mercoledì a Giulianova, vi chiedo quanto è cambiato aritmeticamente, dato oggettivo, il più 2 dell'Avezzano sul Giulianova, ma a livello mentale cosa dà in più e cosa toglie, in questo caso, l'Avezzano dopo il match di domenica che si è giocato al Fadini? Da un lato la spensieratezza dei giallorossi di Cerasi, che però ora hanno un peso sulle spalle, no? Perché anche la piazza chiede il colpo di coda, e dall'altra parte come si reagisce, come si rimettono a posto i cocci per l'Avezzano dopo una sconfitta non roboante, però insomma questo 1-0 accorcia di tanto le distanze e potrebbe davvero lanciare un segnale importante. Parto da mister Piccioni. Ma sicuramente la vittoria di domenica ha riaperto letteralmente il campionato. Che cosa porta il Giulianova? Porta la differenza di 1.000-1.500 persone, perché da qua alla fine Giulianova giocherà sempre in 12. Questo è poco ma sicuro. Domenica, mister, 2.200 biglietti staccati. 2.200. Io dico che il fattore ambientale adesso nelle ultime partite può contare tanto, perché ripeto, Giulianova adesso è capace di giocare in 12 per tutte le restanti gare, fermo restando che l'Avezzano ha sempre 2 punti in più, è una squadra forte, è una squadra che ha il miglior attacco e quindi ancora il destino è nelle proprie mani, però adesso 2 punti sono mezzo errore e quindi giocare così diventa difficile anche per loro.
Marco, vengo da te, un giudizio sul match in generale e in prospettiva cosa può regalarci questo campionato dopo il risultato del Giulianova? Ma sicuramente il campionato sarà vincente fino alla fine, non pensare, perché qualche settimana fa mi avevi detto l'Avezzano vince a mani basse, se non sono state queste le parole proprio testuali, però qualcosa del genere mi avevi detto. Sei sorpreso dal cammino? No, ti dissi vince a mani basse, ma c'era sempre l'alternativa a Giulianova, perché sì, vabbè, però reputavi e reputi ancora in vantaggio per tanti fattori, credo, l'Avezzano, a prescindere dal match di domenica. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, non me le vogliano Giulianova, però penso che ha ancora qualcosina in più rispetto a Giulianova, di esperienza, di tasso tecnico, soprattutto lì davanti. E però poi il calcio è meraviglioso, uno sport bellissimo proprio per questo, perché certe volte i valori tecnici non fanno sempre la differenza. È chiaro che l'entusiasmo di Giulianova, della piazza, dei tifosi e via discorrendo, è chiaro che può essere un uomo in più alla causa. Quindi obiettivamente importante per l'Avezzano, secondo me, subito pronti via domani, dare un segnale importante che ha smaltito questa, tra virgolette, questa battuta d'arresto a Giulianova. Affronta una squadra completamente nuova, però deve dare un segnale importante. Caso contrario, vuol dire che è accusato a maggior ragione di più il colpo di Giulianova. Sì, anche quindi, se il Giulianova poi domani va a Città Sant'Angelo contro un'angolana, insomma, non è una passeggiata, è un po' altalenante la formazione di Rachini, però quando il pallone va lì davanti, ora anche con l'ingresso di Marco Ciarcelluti, insomma, il roster di mister Rachini lì davanti è davvero importante, qualche volta lascia un po' a desiderare in fase difensiva e non sfrutta tantissimo le occasioni che crea, però insomma io credo che il Giulianova debba stare attento, anche perché storicamente quest'anno ha perso spesso in quel campo. No, ma l'angolana la conosco molto bene, quindi quindi diciamo che ha una struttura per poter giocarsela bene con il Giulianova. È normale che, è chiaro che hanno perso due pedine importanti come Farias e Casati, però nello stesso tempo hanno preso Ciarcelluti. Comunque la struttura della squadra è ancora una squadra importante, quindi un test impegnativo di domani, soprattutto per il Giulianova. Sì. Remigio, vengo da te. Remigio, una visione su quella che può essere l'ultima parte di questa stagione, appunto riferendoci e basandosi su quello che ha fatto il Giulianova domenica. Sì, sicuramente con la vittoria di domenica, insomma, ha dato grandissimo morale, ancora più entusiasmo a Giulianova. Insomma, come dicevamo poc'anzi, è la vera sorpresa di questo campionato. Inizio stagione, insomma, nessuno avrebbe pronosticato un andamento così continuo ed importante di una squadra piena di ragazzini, un allenatore sicuramente navigato, ma che insomma questa categoria, detta anche di, insomma, dello stesso Cerasi, era all'esordio, e quindi questa partita avrà dato sicuramente tanto a Giulianova. Adesso, come diceva Walter, passa tutto nelle mani dell'Avezzano. Già dalla partita di domenica si capirà se c'è stato un piccolo contraccolpo oppure se l'Avezzano proseguirà la propria marcia, fermo restando che, come dicevamo poc'anzi, Giulianova avrà veramente un esame importante come quello di Città Sant'Angelo, dove affronterà un'angolana che purtroppo anch'essa è assedata di punti, perché insomma la classifica anche per lei non è così favorevole. Quindi sicuramente da queste due partite usciranno dei segnali importanti. Sono due esami, secondo me, da attenzionare per capire poi quello che sarà il proseguo della stagione per entrambe. Giancarlo? Eccomi. Ma io ho giocato sia con Giulianova sia con l'Avezzano al ritorno, e ripeto, secondo me l'Avezzano ha una grandissima rosa,
una buona squadra, fino alla fine se la giocheranno tutte e due. La sorpresa a Giulianova è dei giovani, giovani forti di qualità, che si sono rimessi in gioco venendo anche da categorie e campionati diversi, come Buonavoglia che viene, insomma, Torino Primavera, e lo stesso mister dall'Ascoli non aveva fatto questo campionato, quindi secondo me è una sorpresa bella e importante. Poi il pubblico lì è qualcosa di grande, ti trascina, ti porta proprio a vincere le partite, quindi sicuramente fino alla fine se la giocheranno tutte e due, poi vincerà quello che il campo deciderà che sarà il migliore. Costantino, vengo da te per chiederti la stessa analisi che ho chiesto agli altri, però nel mezzo metto un altro po' di sale. Avezzano che cede al Giulianova, Francesco Di Paolo, è vero che ha segnato Sissé, ma ha fatto una cosa Francesco Di Paolo sulla fascia e ha messo il cioccolatino a Sissé solo da spingere in porta. Potrebbe essere un rimpianto questa cessione, o questo via libera per lasciare Di Paolo a casarsi in un'altra squadra? Potrebbe essere un rimpianto, però è anche vero che l'Avezzano ha un terminale offensivo senza eguali, possiamo dire. Dos Santos, Pendenza, Blanco, sì. Cioè ha uomini che veramente fanno la differenza. Di Giulianova da parte sua cosa ha in più? Secondo me in questo momento in più ha l'ambiente, ha l'amore ritrovato dei tifosi, quello che è mancato negli anni precedenti, nella gestione precedente. Quest'anno di Giulianova è partito in sordina, nessuno chiedeva niente, si ritrova lassù a lottare, e domenica ha vinto lo scontro diretto, i tifosi caldissimi, e saranno sicuramente l'uomo in più fino alla fine del campionato. E se è vero che l'Avezzano a livello tecnico forse ha qualcosina in più, però dall'altra parte il Giulianova ha l'ambiente che, a differenza di Avezzano, può fare la differenza. E già domenica potremmo avere delle risposte, perché sì. L'Avezzano affronta secondo me l'avversario peggiore in questo momento, che è Casalbordino, che è una squadra completamente trasformata. Io l'ho visto contro il San Buceto, come ha detto Gianandrea prima, è tutt'altra squadra rispetto al girone di andata, e secondo me non sarà una partita semplice. Mentre invece Giulianova va in casa dell'Angolana, sì che è vero che domenica ha perso a Spoltore con quel finale un po' incandescente, e ritroverà un Giulianova, una Renato Curi ferita, ma soprattutto dimezzata, perché complice anche quello che è successo nel finale di Spoltore, sarà senza Milizia, Scurti e Spinelli, cioè tre squalificati, e quindi già questo sì. È un togli in Milizia la Renato Curi, insomma un vantaggio non da poco per... Sì, Rachini lo porta spesso con sé quando può, Paolo Rachini, Milizia. Allora, in questi ultimi minuti sicuramente avrete visto la partita, la finalissima giocata mercoledì, e noi andiamo a rivivere tramite il nostro servizio quello che è accaduto, poi chiosa finale, appunto un commento su questa coppa, e in apertura abbiamo sentito Giancarlo Giannandrea rimarcare, secondo lui, questa poca correttezza di Sergio Lore dopo le dichiarazioni post match. Ascolteremo appunto le interviste sia di Sergio Lore che di Donato Ronci. Finale di Coppa di Lega al Fadini, finale che riaccende le ambizioni rossoblu soffocate dallo sviluppo del torneo di eccellenza, e prova di orgoglio viola che cerca il colpo gobbo a discapito del pronostico. Prima conclusione del match al 13° sui piedi di Diruocco, che converge verso il vertice dell'area e prova il diagonale sul lato opposto con sfera fuori. 4 minuti dopo Romanucci prova il sinistro dalla distanza, a riprova del fatto che non si riesce ad entrare nell'area blindata. Al 23° stesso format per i violi, che provano a cercare lo specchio dalla distanza su calcio da fermo, Miciche centrale e telefonato. Problemi muscolari per Brunetti attorno alla mezz'ora, che lo costringe alla resa anticipata al suo posto Colombatti.
prova di Ruocco ad entrare, palla al piede in area, lo fa, va giù, ma per l'arbitro si può proseguire, l'assenza di proteste rosso-blu legittimano la decisione del direttore di gara. 41esimo, azione di gioco, cross di Massetti, tocco di Bedin, palla che taglia l'area piccola e finisce fuori, ma sfera davvero velenosa. 43esimo, calcio di punizione, pellecchia per Brattelli, decisivo Scognamiglio, ma anche per i viola, così si prendono il posto sul taccuino e ancor di più lo fanno in pieno recupero quando Ranieri prova la conclusione da posizione defilata fra il disappunto di Miciche, che avrebbe potuto ricevere e fare più male. Finisce qui il primo tempo e ripresa che si apre al quarto con Ranieri che vince il duello con Colombatti, ma lo ferma Bozzi in due tempi. 13esimo, calcio di punizione, pellecchia sul pallone, tiro a giro, molto bello, efficace il colpo di reno di Bozzi, ancora lui alla ribalta. Tra il minuto 24esimo e 28esimo sale in cattedra il numero 24 rosso-blu, ma prima cerchiamo di vedere perché. Lore schiera Shiba al fianco di Saurino e gli dà fiato con Massetti e Di Ruocco sulle ali. Saltano i tatticismi del primo tempo ed è qui l'Aquila che costruisce il successo. Di Ruocco al 24esimo con una giocata esemplare, palla velutata per Shiba, ma solo l'intervento di Carrascosa salva la rete. Al 28esimo ancora una cavalcata di Di Ruocco, cross per la testa di Shiba, ma Dedeo è super super superlativo. Il gol è nell'aria, sì, 31esimo. Poco oltre la mezz'ora, quindi Romanucci becca Massetti, liberissimo, destro, secco, glaciale. E per Dedeo stavolta non c'è nulla da fare. La replica sui piedi di Pellecchia, che cerca il format del 13esimo su calcio da fermo, ma stavolta la palla è sempre velenosa direttamente in out. Al 40esimo si fa male Bedin nell'Aquila, molto forcing viola, ma la nuova disposizione tattica di difesa a 5 di Lore soffoca tutti i tentativi della squadra di Ronci, che abdica solo dopo 4 minuti di recupero. E così all'Aquila la Coppa della Speranza per la lunga cavalcata alla Serie D. Insomma, abbiamo rivisto le immagini salienti, velocissimo, veramente velocissimo commento da parte di tutti. E giustamente parto da Giancarlo Giannandrea. Prego, direttore. Adesso, avendo rivisto le immagini, dico che insomma poteva fare veramente di più, peccato. Qualche rimpianto su un paio di occasioni, soprattutto quelle di Ranieri? Sicuramente sul passaggio di Ranieri verso Michigan, sì, ci poteva stare quell'occasione lì, al fine primo tempo. Remigio? Sì. Il San Buceto ha avuto qualche occasione per poterla sbloccare, forse più nitide rispetto all'Aquila, che poi negli ultimi 20 minuti ha creato 3-4 situazioni. Queste sono partite che vengono decise dagli episodi, da un piccolo dettaglio. Se magari avesse sbloccato il risultato del San Buceto, stavamo parlando di tutt'altro risultato, però così non è stato. Facciamo i complimenti all'Aquila e alla stessa San Buceto, che insomma si sono giocati questa finale. Walter, questo Di Ruocco lì a sinistra non si ferma, non si blocca. Le ultime azioni abbiamo visto, no? Anche negli ultimi minuti, ci ha messo quasi sempre lo zampino. Ma sicuramente è un giocatore di categoria superiore, un giocatore l'anno scorso stava in Serie D, però io devo dire che il San Buceto l'ha preparata alla grande questa partita, se l'è giocata alla pari, e come diceva mister Remigio, forse per 60 minuti ha avuto anche qualche piccola occasione. Secondo me il problema è stato proprio quello, quando pensava di poterla vincere, che ha cercato di osare qualcosina in più, l'Aquila ha approfittato di qualche, perché ho visto qualche ripartenza, ha approfittato della voglia forse del San Buceto di cambiare atteggiamento e di provare a vincerla, e con la qualità che c'ha l'ha vinta. Però secondo me se l'è giocata alla grande, partita decisa da un episodio, e complimenti a tutte e due le squadre che sono arrivate in finale, all'Aquila che ha vinto. Marco? Ma sì, io c'ero a vedere la partita, obiettivamente, tatticamente sono stati perfetti,
sia l'Aquila che il San Buceto. Tecnicamente la partita non è stata bellissima, migliore in campo di Ruocco, proprio assolutamente il migliore in campo. Marco, posso dire la mia? Ho visto un mostruoso Carrascosa, veramente sì, ha giocato una partita micidiale, bellissima sotto tutti i punti di vista, senza mai essere cattivo, irruento, insomma davvero sempre interventi puliti da parte del centrale. Mi hai anticipato con Di Ruocco il migliore dell'Aquila, Carrascosa il migliore del San Buceto. Però due mesi che non giocava? Sì, appunto. Sì. No, erano quasi due mesi che non scendeva in campo Carrascosa. Sì, no, ma invece tecnicamente mi aspettavo comunque qualcosa in più da tutte e due le squadre. Poi è chiaro che gli episodi fanno la differenza, merito all'Aquila, e speriamo che possa centrare l'obiettivo della D passando per le fasi nazionali, insomma. Costantino, un giudizio anche da parte tua, brevemente, poi andiamo ad ascoltarci le interviste post gara di Ronci e Sergio Lorè. Sì, guarda Marco, la partita che sinceramente mi aspettavo, conoscendo Ronci, che era quella di bloccare al centrocampo l'Aquila. Per 60 minuti abbiamo visto Di Ruocco raddoppiato costantemente. Quando il San Buceto non è riuscito più a raddoppiare su Di Ruocco, là sono cominciati i guai, e poi è arrivata la rete che ha regalato la coppa all'Aquila. Comunque San Buceto che ha fatto una grandissima partita con un Ranieri che aveva voglia di vendicarsi. Peccato per San Buceto, ma sono sicuro che avrà modo di rifarsi. Giancarlo, brevemente, rivedendo le azioni, rivedendo il servizio, secondo te De Deo, che ha fatto una partita strepitosa, poteva intervenire meglio su quel pallone proveniente dalla sinistra? Ma io ho parlato anche con il ragazzo oggi, sì. Secondo me qualcosa in più poteva fare, però evidentemente la traiettoria non era pulita, quindi ha avuto questo momento che pensava che la palla uscisse fuori, sinceramente. Ha fatto un gran tiro, l'ha messo proprio sotto l'incrocio dei pali, quindi ha fatto proprio un grandissimo gol. Allora, vi avevo promesso di lasciarvi andare dopo un'ora, però abbiamo parlato di tante cose, anche della differenza tra sintetico e erba naturale. Allora, andiamoci ad ascoltare le interviste ai due mister e poi chiusura finale con l'analisi, anche qui breve, dei match di domani. Andiamo a sentire le interviste. Perché a testa alta fino alla fine hai chiamato 3-2-5, la volevi riprendere? Non mi hanno capito, c'era troppo casino in campo, sì. E volevo mettere Bruni davanti insieme a Barrovea, Pellecchi a destra, Micichi a sinistra, con Ranieri davanti, giocare uomo contro uomo dietro, cercare di mettere la palla lì. Non c'è stata poca comunicazione, non sono riusciti a capirmi, l'hanno fatto gli ultimi due minuti, bisogna farlo 4-5 minuti prima e provare tutto per tutto. Però sono orgoglioso di questi ragazzi, perché oggi hanno fatto una partita immensa. Abbiamo perso forse l'unico tiro in porta, sì. È stato quello. Sì, mister, io ho seguito la partita giocata qui contro il Giulianova e quella di oggi, certo. Un abisso, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Assolutamente sì, noi non siamo assolutamente quelli. Quella è una partita che è nata storta, dall'inizio siamo andati 3-0 con tre episodi e ha condizionato tutto il resto della gara. Poi quel giorno avevamo tanti under in campo, quindi abbiamo accusato anche la pressione dello stadio, che qua il Fadini è strepitoso. Quindi, però sono contento, perché questa è una partita che ci deve dare convinzione, morale, perché siamo un grande gruppo. Oggi i ragazzi hanno veramente buttato il cuore oltre l'ostacolo, non concedendo praticamente quasi niente all'Aquila. Qualche situazione l'abbiamo creata anche noi, ci è mancato un pizzico di fortuna e un po' di brillantezza in più gli ultimi 5-6 minuti, però sono contento e orgoglioso di loro. Complimenti all'Aquila e spero che riescano ad andare in Serie D tramite la Coppa, perché è una grande piazza che merita naturalmente palcoscenici diversi, mister. Grazie di cuore, sportivissimo fino alla fine. Io adesso da vecchio stopper devo bloccarti, perché al triplice fischio giustamente sei andato a ringraziare non solo i tifosi ma anche i ragazzi. Ora però mi devi dire che sensazioni provi e soprattutto se ce la fai con lucidità ad analizzare tutto il match, Sergio. Allora, mi ero prefissato di non parlare, ti dico due parole. Ma perché questo? Perché dobbiamo rimanere concentrati, questo
se però vabbè, questo da domattina è giusto festeggiare, ma se non diamo un seguito a questo abbiamo vinto la Coppa del Nonno, ok? Questo è il segnale che dobbiamo dare. È giusto festeggiare anche per il rispetto degli avversari, della società che fa sacrifici, ma da stasera finisce tutto, ok? Quindi riprende il silenzio, riprende il percorso, quindi non mi racconti nemmeno come è stata la gara. T'ho visto giustamente nervoso, come lo è stato Donato, perché la posta in palio era importante. Qualcosa ti è piaciuto di più, ma tante cose vedo che forse ti hanno fatto arrabbiare. Sì, ma le finali non si giocano, si vincono, Lorenzo. Giancarlo, io l'ho dovuta far risentire la parte delle interviste. Se vuoi aggiungere qualcosa, ovviamente. Ma niente, penso che su quello abbiamo detto tutto e non ci sto neanche a tornare sul discorso. Quello che voglio dire è complimenti sicuramente vanno a chi ha fatto la squadra inizialmente, a chi l'ha rinforzata dopo, quindi Elio Ciccorelli, il direttore Cicchi, e al mister Giampaolo, a De Feudis, alla società. Quindi hanno fatto un grandissimo lavoro, poi è stato bravo lui a tirar fuori il meglio dei ragazzi e vincere questa singola partita. Ho rivisto le immagini, sono ancora più arrabbiato perché questa partita si poteva portare a casa. Sì, ho visto i volti a fine gara e devo dire che è davvero tanto, ma tanto rammarico. Insomma, se volete aggiungere qualcosa voi ragazzi che siete più di campo rispetto al sottoscritto su questa intervista che ha generato un po' di malumore in ambiente viola. Walter, tu che dici? Sei dalla parte di Costantino quando dice forse si è espresso male, ma il significato è stato quello di voler dire dobbiamo continuare, altrimenti questa coppa conta zero, conta come la Coppa del Nonno. Oppure le dichiarazioni, dico solo che Ronci è stato un signore nel fare i complimenti all'Aquila nonostante la partita fosse finita da un minuto e la delusione era tantissima. Poi ognuno è responsabile di ciò che dice, non devo essere io a commentare le loro interviste. Benissimo, Remigio. No, vabbè, Mister Lore, insomma, è già focalizzato sul futuro, insomma, vuole tenere alta la concentrazione. Io ho avuto modo di incontrarli domenica, ho visto negli occhi di Mister Lore tanta voglia, tanta determinazione. Insomma, lui è un aquilano che allena l'Aquila, probabilmente è anche l'occasione della vita, insomma, si ritrova ad allenare una squadra così forte, così ambiziosa. E quindi, insomma, già dopo la sconfitta di Cupello, sicuramente ha voluto dare un segnale a tutta la squadra mandando via anche dei giocatori, quindi sicuramente sta cercando di portare le sue idee, la sua determinazione, la sua voglia. Quindi lui, come diceva Walter, si è sentito di fare queste dichiarazioni, insomma, lui sa bene come quello che sta vivendo lì e si è deciso di adottare questa linea, insomma, avrà i suoi buoni motivi. Quindi noi facciamo solo in bocca al lupo all'Aquila, perché credo che sia giusto e meritevole che una piazza come l'Aquila, insomma, il prossimo anno non la vogliamo ritrovare nel campionato d'eccellenza. che la Coppa Italia è un'altra strada per poter andare in D, quindi ti facciamo in bocca al lupo. Marco? No, sorridevo perché Remigio ha detto noi la vogliamo vedere l'anno prossimo in eccellenza. Sì, sì. Sorridevo per quello. No, vabbè, mi associo a quello che hanno detto gli altri, insomma. Ognuno si prende le proprie responsabilità di quello che dice. Probabilmente lui è anche un po' amareggiato, essendo aquilano, anche che a questo punto qui del campionato già è fuori dai giochi della vittoria finale, quindi vuole mantenere l'attenzione alla squadra, tutto l'ambiente, quindi ci può anche stare. Per il resto, insomma, dai. No, io ho ascoltato le parole di Ronci e quelle di Sergio, poi ma credo si sia capito. A un certo punto io guardo Sergio e dico ma perché non vuoi parlare, cioè nel senso c'è la conferenza stampa pre-gara, ci sono state altre interviste, quindi sono rimasto un po' così, tant'è che poi ho evidenziato vabbè stasera parli e poi da domani ovviamente riparte il percorso. Però come avete detto voi, noi siamo qui a raccontare quello che accade e se qualcuno decide
di muoversi o non muoversi in un certo senso, alziamo le mani e non possiamo davvero farci nulla. Costantino, penso tu possa tranquillamente confermare quello che hai detto in apertura, il senso delle parole voleva essere quello. No, sono convinto che il senso delle parole erano tutt'altro. Forse, sai, la tensione del finale di gara l'ha portato a dire quella frase che forse lui voleva dire tutt'altro. Vabbè, ci sta pure, considerato tutto. Forse fa più male la dichiarazione, le finali si vincono e non si giocano. Io adesso poi... Forse è più pesante quella dichiarazione che non quella riferita alla Coppa del Nonno, che voleva dire dobbiamo arrivare fino in fondo per dare un senso a questa stagione, ed effettivamente è così. L'Aquila gli rimane solo arrivare fino in fondo alla Coppa per dare un senso alla stagione, altrimenti sarà un fallimento totale per la squadra della città di capoluogo. E onore a Donato Ronchi che nonostante la sconfitta al 91esimo ha rilasciato una bellissima dichiarazione. Assolutamente sì. Allora, prima di chiudere, eccola qui, Piccioni, mi hai detto oltre agli squalificati c'è qualche ragazzo fermo ai box per questa importantissima gara contro l'Alba Adriatica. Ovviamente non vogliamo lanciare messaggi alla squadra avversaria, ma insomma altri problemi non ci sono, immagino. No, oltre ai giocatori che non ho, altri problemi non ci sono. quindi solo gli squalificati, quelli posso assicurare che faremo una grande partita con quelli che abbiamo a disposizione. 11 li troverò sicuro, e in 11 assolutamente. Assolutamente. Remigio, voi come state per questo Torrese Capistrello? Non ho capito, scusami Lorenzo. No, dico, voi come state sotto l'aspetto degli infortunati, piuttosto che, non so se ci sono degli squalificati, ma non credo. Noi abbiamo solo Di Federico che sconterà un turno di squalifica. Ah, Di Federico. Per il resto, ma per somma di ammonizioni, vero? Sì, sì, dico, insomma, per il resto abbiamo la squadra al gran completo. Giancarlo? Sì, tutti Martini. Bene, no? Con un palumbo in più è un cosmo diverso, permettimi la battuta. Speriamo di sì, abbiamo Marfisi infortunato. Quindi Marfisi infortunato, però insomma non dovrebbero esserci problemi, non ha lasciato strascichi sotto l'aspetto fisico la gara di mercoledì, direttore. Speriamo di no, qualcuno è ancora un po' acciaccato, però speriamo di recuperarli per domani. Cioè, dai, domani è un altro giorno e la notte porta consiglio. Siamo in chiusura, io ho tenuto i miei ospiti qualche minuto in più, però poi lo abbiamo detto prima, la discussione si è allargata un pochettino, abbiamo anche dibattuto sul sintetico, sui campi naturali, ma insomma Eccellenza On Air è così, senza programmazione o quasi. Io vado a ringraziare davvero, davvero di cuore, parto al contrario, Marco Appignani, grazie mister per esserci stato. Io ti chiamerò anche nelle prossime settimane perché mi interessa ascoltare la tua voce e soprattutto le tue analisi giornata dopo giornata. Grazie ancora. Grazie a te Lorenzo, grazie a Rete 8. Saluto tutti quanti, in bocca al lupo per domani a tutti. Grazie, Marco, grazie Walter, grazie mister Piccioni. So che hai avuto impegni oggi, però appena sei tornato a casa hai cliccato sul nostro link e sei entrato in trasmissione. Grazie davvero di cuore. Grazie a voi, un saluto e in bocca a tutti al lupo. Gli ospiti e in particolare a Remigio e a Giancarlo. Grazie veramente. Ciao Walter, un abbraccio, in bocca al lupo. Tanto noi ci sentiamo. Ciao Remigio, grazie davvero di cuore, in bocca al lupo anche a te per domani e mi raccomando, gambe in spalla, perché dopo le grandi ci sei tu, dopo Avezzano, Giulianova e l'Aquila c'è una piccola piazza di un piccolo paesino, di una frazione di un piccolo paesino che vuole far sentire la voce grossa agli altri. Sto vedendo che saluta qualcuno, credo sia tuo figlio, eccolo qui, che bello. Sì, tanto ancora ti ringrazio. Ciao Lorenzo, grazie a te, grazie a te Remigio, grazie davvero di cuore, grazie a Giancarlo Giannandrea, direttore tecnico del San Buceto. Grazie a Terrete 8, un saluto a tutti, soprattutto ai tre mister, e un abbraccio. E volevo spendere una parola per Remigio, che secondo me merita categorie superiori.
Ma secondo me ce lo ritroveremo insieme ad altri, insieme ad altri, perché sento voci. Remigio sa in quale occasione io ho avuto modo di vederlo e come ho stima di lui. Ma mi arrivano spifferi, perché si parla bene di diversi mister, e devo dire che tre li abbiamo qui. Un po' deluso mister Appignani, però io sono convinto che col passare dei mesi forse qualcuno tornerà sui propri passi e deciderà di farlo sedere nuovamente su una panchina importante. Grazie a Costantino Spina, mi hai detto che domani sarai ad Alba Adriatica. Sarò Alba Adriatica e magari al mio fianco troverò mister Piccioni, visto che è squalificato, avrò l'onore di averlo al mio fianco in tribuna. Assolutamente sì. Mi aiuti. Fate coppia perfetta. Guarda, domani se poi mi regalerai un'immagine durante diretta calcio, una ciocca di capelli di Walter sulla tua capoccetta, va bene così facciamo sorridere un po' i nostri telespettatori. Ragazzi, grazie di cuore a tutti. Ovviamente il grazie principale va ai nostri amici telespettatori che ogni sabato sera ci seguono numerosissimi. Domani si torna in campo, la giornata numero 23. Staremo a vedere quello che accadrà in testa, nel mezzo, ma anche e soprattutto lì nelle zone basse. E noi facciamo anche un grosso in bocca al lupo alle squadre di Serie D, perché come avete sentito nella nostra trasmissione qualche pericolo di retrocessione c'è in quarta serie, e il tutto andrebbe a rovinare, diciamo così, anche la classifica dell'eccellenza. L'appuntamento è sempre lo stesso, sabato sera attorno alle 22, minuto più minuto meno, il canale è quello dell'eccellenza, dove l'eccellenza è di casa, Rete 8 Sport, canale 11 del digitale terrestre. Buonanotte a tutti e ci vediamo la prossima settimana.